Buonasera, siamo qui per Positano News con la signora Maria Teresa Pappalardo, nuova presidente della Proloco di Massa Lubrezza. La prima donna presidente della Proloco? Sì, è un'associazione che è sul territorio dal 1957, una delle più antiche e blasonate associazioni di Massa Lubrezza, con all'epoca uno statuto redatto da persone molto illuminate e vedevano molto più avanti del loro tempo. Allora, vogliamo conoscere un poco questa signora. Lei ha detto che ha fatto gli studi magistrali. Sì. Si occupa, e nella scuola di che cosa si occupa? Io sono mamma e moglie a tempo pieno. Bellissimo. E attualmente ho la mia seconda o forse prima abitazione all'interno della Proloco, perché insieme alle ragazze della Proloco, che sono di forte aiuto e stimolo all'associazione tutta, cerchiamo di portare avanti un discorso che sia basato essenzialmente sul turismo a livello del territorio lubrense. Cos'altro possiamo chiedere a questa bella signora? A parte che ha un bel sorriso. Senta, il fatto di essere stata nominata le ha fatto piacere, l'ha riempita di orgoglio. È un trampolino di lancio magari per le prossime politiche? Assolutamente no, è una cosa che mi ha fatto indubbiamente piacere, soprattutto perché sono donna e quindi emergere in una qualsiasi quota rosa campo va bene sempre. Sì, non mi piace personalmente il discorso di quote rosa, perché io penso che le persone debbano essere apprezzate per quello che fanno indipendentemente dall'essere di sesso maschile o femminile. Però noi donne siamo leggermente discriminate in questo sì, discorso. Sì, assolutamente discriminate. Quindi? E soprattutto in un'associazione come questa che ha tradizione fortemente maschile. Bene, allora non ci resta che augurarle in bocca al lupo. Progetti? Attualmente, in questo preciso momento, abbiamo un terzo incontro per quanto riguarda la storia patria. Cioè stiamo studiando assieme al presidente Stefano Rocco dell'Archeo Club Lubrense il territorio di Massa dalle sue origini fino al secondo dopoguerra, e abbiamo messo in campo diverse iniziative in ambito scolastico, perché attualmente per quanto riguarda un discorso di promozione turistica siamo un attimino fermi, perché la stagione turistica è iniziata ad aprile a Massa Lubrezza, quindi stiamo dedicando quelle che sono le nostre attività alla scuola per cercare di far comprendere anche ai ragazzi che una pluralità dell'informazione è sempre necessario, perché quante più nozioni si riescono a dare attraverso l'insegnamento, la didattica, un qualsiasi campo, si riesce poi a creare dei cittadini liberi. Soprattutto questa, alla luce di tutto quello che sta succedendo sì, nel mondo, è la cosa più importante. Grazie e in bocca al lupo. Grazie mille, buona serata.